Bella, raga, oggi si parlerà di musica, perché i tempi logicamente sono cambiati. Prima c'erano anni 70, 80, 90, quelli sì che erano bei tempi. Una volta sapete come si faceva in discoteca? Io quando ero pischelletto, no? Logicamente si andavano in discoteche di tutta Italia, capito? C'erano pure quelle da Roma, no? Che ci stanno i pischielli, no? Calcolate che i pischielli venivano da tutta Italia, e sapete perché? Per farci vedere a noi come si ballava, nel senso che una volta si imparavano i balli, capito? C'erano i balli quatti, c'erano i balli da techno, c'erano i balli house, c'erano i balli progressive, cioè, capito? Tutti pom 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 pom
Capito? Questi. Poi ci sono i balli tipo quelli gagliardi, capito? Che tu praticamente sti balli, ti dovevi imparare, perché sennò non eri uguale all'altri. Cioè, capito? La pischialetta diceva, ma com'è sto ballo? Fammi un po' vedere. Allora devi metti là, capito? Poi c'era pure la commerciale era bella proprio, cioè capito, anni 80 e anni 90. Quello era proprio l'apice delle canzoni, capito? Quelle proprio gagliarde, che almeno c'avevano un senso. Adesso al giorno d'oggi, ma che sono queste canzoni? Ma che? Tutta musica elettronica, tutta musica che non si capisce niente. Al giorno d'oggi voi lo sai che fate in discoteca? Andate tutti quanti così, tranquilli, capito? Entrate in discoteca, 5-6, una decina di persone. Ma imbriacate, ballate in modo da di, vi divertite, ridete, scherziate, cioè, alla fin fine non capite manco quello che è stato a ballare. Invece una volta, non c'erano sti problemi se ne eri accoppiato. Cioè, mo praticamente ti fanno il problema. Se non sei accoppiato, non entri. E una volta invece non era così. Se non eri accoppiato, entravi lo stesso, capito? Perciò, per farti capire, tanto se volevo proprio di. Entravi, ballai una bella canzone, anzi, le belle canzoni. Tanto se volevo di. E sapevi quello che ballavi e te dovevi imparare pure il ballo. Invece adesso ballate a cazzo di cane e non capite manco quello che ballate. Basta che ve ubriacate. Comunque, raga, ricordatevi una cosa: o il sallo italiano è un pezzo d'uomo. Come se so di, io so dall'anni della musica gagliarda e dei balli se ne siamo imparati pure tanti. Ah! E non solo. Una volta, anzi più di una volta, sono andato in Sardegna. Mi sono messo a fare il ballo quello che mi ero imparato. Allora i pischieri della Sardegna. Oh, ma che c'è quello di Roma? Vedi, questo gli è da Roma, dai, raga. Andiamo gli appresso. Pensate che bella soddisfazione che ci ho avuto. Tutti quanti che venivano appresso a me a ballavo. Rendete conto? E se volevano imparare pure il ballo, ha capito? Perché io ero di Roma. Invece mo, queste cose si sono perse. E cose vecchie sono meglio, raga. La musica vecchia è meglio. I balli vecchi sono meglio. Una volta si sapeva quello che si ballava. Ed oggi non più. È una cosa sbagliata. Però ogni tanto la musica 80 e 90 va a ballate. Vabbè che voi ballate pure quella di cartoni animati, che ci vede un cazzo la fa. Comunque, raga, ricordate, la musica vecchia è la meglio. Ci vediamo alla prossima. Bella, raga, ciao. Oh, mi raccomando, seguitemi. Ciao, raga. Qui Fancarlo che si schioppa. Ciao.